Sindaco, lei ripete: voglio guadagnare anche i voti dei 5 Stelle. Abbiamo appena sentito che Grillo lancia un nuovo Vaffa Day. Allora, su quale terreno intende sfidarlo? Ma innanzitutto io credo che dobbiamo ritornare a parlare di cose concrete agli italiani, perché chi ha seguito giustamente le notizie che voi avete molto bene dato fino a questo momento trova la classe politica a discutere sul niente o quasi. E anche Grillo, che doveva essere la grande novità, rilancia un appuntamento a Genova, ma insomma, loro hanno 150 parlamentari, invece che stare sul tetto, come avete fatto vedere nelle immagini, devono andare al piano di sotto e fare le cose concrete. Lei pensi che sono 150 i parlamentari di Grillo? Sono 3 milioni di euro al mese che gli italiani pagano perché questi stiano in Parlamento. Fanno qualcosa. Allora, anziché fare discorsi, proviamo a dire concretamente, facciamo la legge elettorale e restituiamo ai cittadini il diritto di scelta, come succede per i sindaci. Oppure, ancora, perché continuare ad avere il Senato? Trasformiamolo in Camera delle Autonomie e risparmiamo 315 indennità di senatori. Insomma, le cose si possono fare, però bisogna volerle fare. E io credo che per tagliare i costi della politica, Beppe Grillo dovrebbe smettere di fare le sue grandi manifestazioni e iniziare a far lavorare i suoi parlamentari che al momento dicono no a tutto.